Un consiglio comunale tranquillo per chi vi ha preso parte, a rischio sbadigli per quei pochi della cittadinanza che hanno assistito, senza particolari spunti giornalistici per quanti lo hanno fatto per lavoro. Il riferimento è all'assise civica tenutasi nel tardo pomeriggio di ieri a Venafro. Approvata con i voti della maggioranza compatta, la variazione all'assestamento di bilancio per le annualità che vanno dal 2024 al 2026. Stesso copione per il secondo punto all'ordine del giorno, riconoscimento di debiti fuori bilancio a carico di Palazzo Cimorelli. Circa 57.000 euro l'importo complessivo. Su due delle tre sentenze, quelle di importo maggiore, il Comune presenterà ricorso in appello, ha rimarcato il sindaco Alfredo Ricci. Anche sulla proposta della maggioranza di modifica al regolamento per l'uso di impianti sportivi, risalente al 2001, in sostanza della palestra di via Pedemontana, nessuno scossone. Lievi i correttivi proposti e approvati, così come i rilievi dai banchi della minoranza. Il punto più atteso, almeno dagli osservatori esterni, l'istituzione di un osservatorio su sicurezza urbana e legalità. La proposta si è scontrata con due ordini di rilievi argomentati da sindaco e vice. Nel documento della minoranza manca la definizione delle concrete modalità di intervento. Inoltre, il rischio è quello di sconfinare in ambiti di azione e competenze che appartengono ad altri settori dello Stato. Vedasi Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto. Dai banchi della minoranza, a quel punto, la decisione di ritirare la proposta, con la riserva di presentarne una nuova ed integrata. Sulla base di quanto emerso ieri, l'impressione è che una eventuale rivisitazione di quella proposta ben difficilmente avrebbe i numeri in aula. Il no della maggioranza, forte anche del recente parere negativo dal punto di vista tecnico espresso dal responsabile della locale polizia municipale. L'assise si è conclusa con la comunicazione del sindaco sugli ultimi sviluppi legati alla crisi idrica in città. Atteso che non dipende da noi, è in via di superamento, trovato un equilibrio che sta garantendo il servizio idrico alle singole utenze. E in effetti, questa sì che è una notizia.